Amici di Motorbox, sto provando in anteprima internazionale la nuova Mazda 2, il restyling dell'utilitaria del costruttore giapponese. Allora vediamo assieme, dopo la sigla, come cambia e come va su strada. La Mazda 2 è l'utilitaria del costruttore giapponese, è l'entry level del mondo Mazda e si rinnova, visto che è uscita nel 2014, commercializzata nel 2015 nel mercato italiano. Sparisce il diesel, è stato commercializzato nel 2016 sempre in Italia, a favore del 1500 Skyactiv G abbinato alla tecnologia M-Hybrid, che è un mild hybrid, un ibrido leggero a tutti gli effetti. Come cambia però? Cambia a livello estetico, si tratta di un restyling, quindi family feeling rinnovato, più simile a Mazda 3 e Mazda CX-30, quindi abbiamo una griglia a nido d'ape all'anteriore, fari a LED e anche il sistema di frenata emergenza automatica con riconoscimento pedoni anche di notte. Trattandosi appunto di restyling, le misure non cambiano: 4,06 m in lunghezza, 1,70 in larghezza, 1,50 in altezza. Mantiene le 5 porte e i 5 posti, 250 i litri nel bagagliaio disponibili. Oltre allo stile rinnovato esternamente, abbiamo anche una dotazione più ricca per Mazda 2 2020 e anche l'interno abitacolo è più curato. Quindi abbiamo materiali soft touch per la parte superiore della plancia, abbiamo sempre il nostro cruscotto analogico, quasi motociclistico direi, con un contagiri con fondo scala a 8000 giri e abbiamo di serie per tutti gli allestimenti lo schermo TFT a colori a 7 pollici che integra i protocolli di Apple CarPlay e Android Auto, gestibili con Siri per Apple CarPlay oppure con OK Google Android Auto, quindi abbiamo una piena connessione dei nostri dispositivi, dei nostri device. Io sto provando la versione che sviluppa 90 cavalli e 6000 giri minuto e 148 Nm di coppia a 4000 giri minuto. Tradotto vuol dire avere prestazioni con uno scatto da 0 a 100 coperto in 9.8 secondi e una velocità massima di 183 km orari. Devo dirvi che è piacevole condurre su strada la piccola Mazda 2, anche perché viene introdotto il sistema G-Vectoring Control Plus, che migliora la stabilità di handling utilizzando i freni. Così quando riporto il volante dritto al centro in uscita di curva, il sistema frena leggermente le ruote esterne, riportandomi in linea retta. E questo sistema è ottimo anche durante le manovre d'emergenza o quando perdo aderenza. E ora vediamo assieme come funziona il sistema mild hybrid di Mazda. Il sistema ibrido leggero ha un generatore, un motorino d'avviamento integrato azionato a cinghia e un condensatore. Recupera energia e la immagazzina nel condensatore e offre assistenza alla trazione e aiuta il motore termico eliminando vibrazioni per un riavvio silenzioso e regolare. Non solo funziona durante le ripartenze da fermo, ma anche durante le cambiate di marcia superiori. Il sistema quindi genera potenza per garantire il giusto regime evitando contraccolpi. E visto che il tema delle emissioni sta condizionando il mercato europeo, devo dirvi che con la tecnologia mild hybrid le emissioni scendono da 111 grammi per chilometro di CO2 a 94 con questo nuovo restyling, quindi un passo in avanti nella riduzione dei consumi e delle emissioni. Veniamo adesso al mio giudizio finale, al verdetto a prova quasi conclusa. A livello estetico preferisco il restyling, più gentile, linee più morbide, secondo me potrà conquistare una clientela più ampia rispetto al passato e potrà giocarsela con la nuova Peugeot 208, ma anche la nuova Clio e soprattutto la nuova Audi A1, perché per qualità costruttiva, qualità degli interni e godibilità al volante è davvero un'ottima utilitaria. Si mette secondo me al vertice del suo segmento. Perché?
perché si guida bene. Questo servosterzo elettrico con cremaiera e pignone ci regala un feedback sul volante molto sincero. Il motore, il 1500 da 90 cavalli con questo cambio manuale, non c'è niente da fare, in Mazda il cambio manuale lo sanno fare veramente bene, è divertente, riusciamo a fare il tacco punta, riusciamo a gestire questa auto leggera perché siamo a 1000 kg circa come vogliamo, è molto divertente ed è molto sincera. E i consumi con lo stratagemma dell'ibrido leggero, che per le amministrazioni comunali italiane rimane ibrido a tutti gli effetti con tutti i vantaggi che ne conseguono, ci fanno risparmiare carburante in città. I consumi dichiarati dal costruttore sono dei 4.1 litri per 100 km nel ciclo combinato. Io durante la prova sono riuscito a fare 5 litri per 100 km secchi, però non mi sono certo risparmiato sul pedale del gas. Veniamo infine ai prezzi, perché la nuova Mazda 2 attacca 17.800 euro in allestimento Evolve e arriva fino a 22.550 euro per il top di gamma Exclusive. Le vetture sono già in concessionario a partire da fine gennaio 2020. E voi cosa ne pensate della nuova Mazda 2? Vi convince questo nuovo look e questa iniezione di tecnologia? Beh, fatemelo sapere nei commenti sotto a questo video, lasciate like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social e sul sito motorbox.com. Al prossimo video, ciao!